Bologna, 30 gennaio 2019, siamo con Andrea Montanari, l'amministratore della MicroHard, che ha organizzato oggi un workshop intitolato Non solo Smart, ma Smarter. Buongiorno Andrea e bentornato. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Spieghiamo in poco più di 3 minuti che cosa avete organizzato oggi, chi è intervenuto e per quale motivo. Sempre da più tempo ricevevamo informazioni e richieste di chiarimento sulla possibilità di usufruire dell'iperammortamento sui nostri prodotti. Questo ha fatto sì che sorgesse in noi la volontà di rendere più chiaro questo aspetto, e abbiamo deciso di organizzare questo workshop coinvolgendo Confindustria, esperti tecnici e anche finanziari. Questo con lo scopo finalizzato di poter dare risposta a tutte le domande che ricevevamo. Ovviamente in questo contesto, visto che tutte le nostre macchine sono già 4.0 a prescindere dalla normativa, abbiamo illustrato anche quali sono tutte le nostre peculiarità per rendere una vita migliore ai nostri clienti e poter dedicare più tempo alle cose piacevoli della vita e non solo al lavoro. E questo ovviamente avviene grazie all'interoperabilità che abbiamo con le macchine e alla possibilità di poterle controllare da remoto. Andrea, sono venute fuori delle cose piuttosto importanti e inedite, direi, come ad esempio l'abbinamento tra prodotti nuovi che però vanno associati per poter essere collocati tra i prodotti ammortizzabili al 270% nell'ambito dell'Industry 4.0. Esatto, praticamente è emerso che attraverso alcuni prodotti che realizziamo, alcune schede aggiuntive, c'è la possibilità di rendere il bene ammortizzabile al 4.0. È chiaro che questo, come hanno ripetuto durante la sessione, deve avvenire su macchine nuove, cioè non possiamo prendere un prodotto su una macchina già esistente e fare l'ammortamento di tutta la macchina. In quel caso faremo solo del bene che ho acquistato per aumentare le caratteristiche. Se invece io compro un bene nuovo che magari per sue ragioni non è ancora interoperabile, ma grazie all'utilizzo della nostra scheda che si interfaccia sul bus, quindi non richiede di nuove certificazioni, a questo punto tutta la macchina potrebbe rientrare nella iperammortabilità. E noi ne parleremo sul numero di marzo di Vending News e avremo modo di parlarne approfonditamente anche sul portale di informazione vendingnews.it. Andrea, grazie per la disponibilità. No, grazie a voi anche per essere intervenuti. Grazie ancora.